Nino Cartabellotta, che è presidente della Fondazione Gimbe. Da siciliano c'è questo sentimento, finalmente dite, una volta tanto la Lombardia non ha fatto quello, da prima della classe va sotto, c'è questa cosa qui, professore? Assolutamente no, Giletti. Ho due figli che vivono a Milano, la Lombardia e Milano sono tra i miei posti preferiti. Io mi sono trasferito a Bologna, ma questo è stata semplicemente una strumentalizzazione occasionale. Io credo che l'Italia debba gestire tutti insieme questa fase di convivenza con il virus con la certezza che non possiamo permetterci dei nuovi lockdown. Sappiamo che il vaccino non sarà disponibile nella più ottimistica delle ipotesi prima della stagione influenzale 2021-2022, quindi noi avremo una lunga fase di convivenza con il virus e sappiamo ancora oggi che il livello di immunità di gregge è molto basso. No, non abbiamo ancora i dati dello studio epidemiologico nazionale perché è partito un po' in ritardo, ci sono alcuni studi regionali ma non di popolazione fatti su campioni specifici e in generale si stima che nella popolazione sia venuta a contatto non più del 5-6% nelle regioni più colpite, a parte situazioni straordinarie come quelle di Bergamo, e che al sud di fatto c'è una circolazione intorno all'1%. Quindi noi dobbiamo essere molto cauti, dobbiamo riprendere a vivere, l'economia si deve rilanciare e dobbiamo puntare su due aspetti, comportamenti individuali con distanziamento e mascherine nei luoghi chiusi quando questo non è possibile mantenerlo. Evitare assolutamente gli assembramenti, ma le regioni devono attuare politiche sanitarie di tipo interventistico. Ma le regioni, dottore, la sta seguendo? Ma guardi, io stimo il lavoro di tutti e ritengo che noi come organizzazione indipendente stiamo fornendo un servizio al Paese. Non mi pare che i dati dell'Istituto Superiore di Sanità siano stati mai contraddetti, abbiamo fatto sempre una comunicazione di affiancamento istituzionale, il Vice Ministro Sileri lo sa, ovviamente alcune volte in quanto enti indipendenti possiamo alzare un po' il tono della comunicazione, ma semplicemente per stimolare quelle che sono le migliori pratiche. Sì, ma i numeri, adesso i numeri, siccome c'è Pregliasco che arriva dalla regione che lei aveva detto, ricordo tutti, tempo fa ha fatto un po' di magheggi, vedo che Cartabellotta è un po'... Così. È quello che dovremmo... Allora, oggi in Lombardia 125 positivi mi risulta, ecco, poi Cartabellotta è convinto di quello che dice il professor Pregliasco? Ma guardi, con Fabrizio siamo molto amici e ci seguiamo reciprocamente con stima, è esattamente come dice lui, però volevo ricordare a tutti che noi stiamo fotografando una settimana, e lo ribadisce anche l'Istituto Superiore di Sanità nei suoi documenti ufficiali, una situazione che riflette un periodo di 2-3 settimane fa, quindi non abbiamo ancora visto quelli che sono gli effetti della rimessa in circolazione di tutte le persone e dell'incremento dei contatti sociali. Questo è il motivo per cui noi continuiamo a invitare alla massima prudenza, come peraltro ha fatto il Ministro Speranza, ha fatto il direttore del Dipartimento di Prevenzione e Rezza, cioè però il virus dopo le Cartabellotta devo far vedere delle immagini. No, sono assolutamente d'accordo e peraltro anche visto che io ero in diretta col professor Zangrillo, credo che ci sia stata un accendersi dei toni a seguito di polemiche che ormai si sono smontate, cioè lui ha detto semplicemente anche quello che noi diciamo da tempo con il nostro monitoraggio, il trend in discesa dell'occupazione dei posti in ospedale e della terapia intensiva è in continua discesa da circa 7 settimane del 25% settimana, questo però non significa che il virus è scomparso, quindi noi non dobbiamo confondere quella che l'espressione clinica del virus con quella che ha la sua persistenza nella popolazione. Ho capito, perché tutto quello che abbiamo fatto non può essere perduto. Ho capito, però se uno è ignorante, nel senso... Scusi Cartabellotta, lei che ha una posizione diciamo più rigida, no? E che sensazione le fa vedere quelle immagini che magari possiamo mettere al posto della mia faccia e di quel ristorante dove c'è tutto un movimento? Insomma, si riparte, la vita si riparte. O la metto un po' a disagio? Ma no, non è un disagio, è semplicemente la constatazione che si è diffuso un falso senso di ottimismo rispetto a quelli che sono i rischi potenziali. Io voglio invitare alla prudenza perché noi, ripeto, una seconda ondata non ce la possiamo permettere e tutto questo dipende, e ribadisco, da quelle che sono tutte le strategie di monitoraggio sanitario della regione ma anche dei comportamenti individuali. Perché non accettiamo che c'è una fase di convivenza con il virus più lunga dove tutti dobbiamo abituarci a vivere in maniera diversa pur riprendendo la nostra socialità? Io credo che sia questo il messaggio importante. Cartabellotta, mi perdoni un attimo, lei ha detto non ci possiamo permettere una seconda ondata. Allora,
Nessuno la vuole, è chiaro, ma noi ce la possiamo permettere. Da settimane voi esperti ci dite che abbiamo aumentato il numero dei posti, che abbiamo inventato le nuove terapie, che abbiamo inventato nuovi sistemi di monitoraggio. Quindi non la vogliamo, ma ce la possiamo permettere. Il disastro avvenuto in Lombardia, nelle RSA, non capiterà mai più. Quindi non è vero che non ce la possiamo permettere. Non fate terrorismo, non mettete addosso alla gente l'angoscia. Guardate che avete messo 60 milioni di persone in angoscia. Basta. Se arriva la seconda ondata, noi siamo in grado di gestirla molto meglio della prima. Ma io su questo purtroppo non posso essere né certo né incerto. Quello di cui invece sono ragionevolmente certo è che noi oggi non abbiamo evidenze scientifiche consolidate e dobbiamo accettare di ragionare nell'incertezza, e nell'incertezza si deve mantenere come principio guida quello di precauzione, che non è terrorismo, significa semplicemente abituare a questa fase di convivenza con il virus, perché il vaccino prima della stagione influenzale 21-22 noi non ce l'avremo, quindi è importante che noi contribuiamo tutti insieme a contenere quello che è il rischio della seconda ondata. La vedo scuotere la testa, le parole del dottor Cartabellotta, lei con la sua ironia siciliana, ha pubblicato o non ha pubblicato? Guardi, io non faccio il ricercatore scientifico, perché noi ci occupiamo di ricerca sociale, di ricerca sul Servizio Sanitario Nazionale, e soprattutto ci occupiamo di research on research, cioè la valutazione della qualità della ricerca che pubblicano gli altri. Quindi mi sembra, voglio dire, che sia un ragionamento che per carità accetto dal punto di vista scientifico, però questo è un argomento dove tutti devono essere presi. Sì, ma questo è un argomento dove tutti devono essere coinvolti. Cartabellotta, allora che succede nella sua Sicilia? No? C'era De Lu, lì c'era Cateno De Luca, Cateno che diceva Luca. Mi ricordo, i droni e tutto, sembra era preistorica. Che è successo? Il sindaco di Delia che urlava, grande, state a casa, Che fate adesso? Guardi Giletti, io tornerò in Sicilia ad agosto, garantisco anche sulla sicurezza di Milano, visto che mio figlio è rientrato oggi, però mi permetta di fare un appunto su questa faccenda, diciamo, degli spostamenti. Ricordiamoci che noi abbiamo aperto le frontiere e evidentemente, a fronte di questo grande dibattito sulla mobilità interregionale che oggi non ha più senso di continuare, noi non abbiamo fatto nessuna valutazione del rischio da persone che provengono dai paesi dell'area Schengen piuttosto che dal Regno Unito, che praticamente dal 3 non sono più sottoposte l'obbligo di quarantena nel nostro paese. Quindi se ormai abbiamo riaperto tutto, ecco per quel motivo per cui io sostengo che sono i comportamenti individuali che ci possono tenere lontano da questa famosa seconda ondata, insieme con le strategie di tracciamento delle regioni. È una cosa semplicissima, non credo che ci vogliano, diciamo, delle grandi strategie, anche perché sottolineo come oggi ancora la ricerca sul Covid sia ancora molto frammentata, e quindi ci muoviamo anche in un ambito di relativa incertezza, quindi non sappiamo tutto di questo virus. Quindi sono delle cose molto semplici che vengono da evidenze consolidate nella storia delle precedenti epidemie.